Artemide, figlia di Zeus e sorella di Apollo, amava la caccia e si aggirava nei boschi armata di arco e di frecce. Fin da giovanissima aveva deciso che non voleva sposarsi né con un dio né con un mortale. Come tutte le dee, era molto bella e naturalmente numerosi pretendenti si facevano avanti per conquistare il suo cuore, ogni volta senza successo. Di lei si innamorò anche Orione, un gigantesco cacciatore figlio di Poseidone, il dio del mare. Imbattutosi in Artemide, che come lui stava cacciando nel bosco, cercò di convincerla ad amarlo. Forse fu un po' troppo insistente, sta di fatto che la dea decise di dargli una lezione. Poiché era amica di tutti gli animali, soprattutto di quelli più pericolosi, Artemide chiese aiuto allo scorpione. «Vai e pungi quel gigante presuntuoso e violento!» gli ordinò. Lo scorpione punse Orione nel tallone e in pochi istanti il suo mortale veleno uccise il povero gigante. Per ringraziare lo scorpione, Artemide lo tramutò in un gruppo di stelle. Anche Orione fu trasformato dagli dei in una costellazione. Ancora oggi, nelle notti limpide e senza luna, si può vedere in cielo un gruppo di stelle a forma di scorpione che inseguono il gigantesco cacciatore lungo tutta la volta celeste.